velocemente senza esporlo perché non ne abbiamo né il tempo né la possibilità poi, no, di ragionarci sopra. Un primo spunto che mi viene, prima di entrare nel dettaglio della risposta alla domanda che mi viene posta, è che viviamo e dobbiamo renderci conto in un'epoca particolare, nella quale, forse manca all'indirizzo del lungo termine. Accennava prima il direttore questo concetto e che condivido pienamente, che ritengo che debba essere l'oggetto massimo della riflessione. In poche parole, parafrasando quello che Bernardo di Chartres nel 1130 disse: siamo nani sulle spalle di giganti e grazie a questo possiamo vedere oltre, direi che siamo nani scesi dalle spalle dei giganti, che riteniamo di poter vedere oltre, ma in realtà non vediamo più in là dei nostri piedi. E questo, diciamo, è un problema al quale porre rimedio, specialmente nella materia che ci riguarda, dove però tutte le competenze, come abbiamo visto oggi e come hanno dimostrato i relatori, sono presenti, ci sono, quindi la possibilità di effettuare questo salto di qualità la abbiamo. Riguardo ai giocatori, dobbiamo quindi attualizzare l'esame della situazione intesa come soggetti di riferimento. Il soggetto di riferimento per il web, perché qui oggi parliamo di gioco online, è l'utilizzatore, quindi il digitalizzato, se vogliamo utilizzare, no? Questo termine, che possiamo dividere in tre categorie. Secondo una definizione di uno scrittore americano, Mark Prensky, le categorie possono essere i nativi digitali, definizione da lui, diciamo, per la prima volta lanciata nel 2001, quindi non oggi, e che sono coloro che sono nati nel periodo in cui il web, l'internet è già parte permeante del quotidiano, quindi lo hanno quasi nel DNA. I migranti digitali, che sono invece coloro che si avvicinano, utilizzano il web, ma non nasce insieme a loro, quindi né apprezzano né utilizzano le modalità, ma non è parte del loro DNA. E poi i tardivi digitali, quelli che invece hanno una certa ritrosia nell'utilizzare lo strumento. Ecco, lo strumento, quindi ritornando alla valutazione del giocatore e delle sue derive, bisogna verificare lo strumento internet, non il mondo internet. Sono due cose completamente diverse. Abbiamo visto che la trasposizione nel web del soggetto in tutto e per tutto, parlava prima la professoressa dell'Avatar, non hanno avuto un grande successo. Cito Second Life, che è un sito ormai caduto quasi in desuetudine, dove attraverso la costruzione di un avatar che ci sostituisce in pieno si svolge una vita parallela. Questo non ha avuto successo, ma invece, d'altro canto, i social network ne hanno preso il posto, riportando quell'avatar a una realtà, a degli elementi soggettivi certi, effettivi, anche se in alcuni casi possono venire alterati, creando quindi quel mondo virtuale reale che ci dovrebbe riportare piano piano, e questo è un po' il problema, un po' troppo piano piano, alla utilizzazione del web come vero strumento, non come una realtà virtuale, come viene spesso male, a mio avviso, definita. In tale analisi dell'ipotesi, diciamo, che riguarda il giocatore, andrebbe anche rivisitata
la qualifica di soggetto debole. Questo forse è un'affermazione oppure è un pensiero un po' azzardato, visto che usiamo questo termine, però oggi il minore, e lo vediamo sia dalle cronache che dal quotidiano, non ha le caratteristiche che il minore nella normativa di riferimento dovrebbe riportare, è tutt'altra cosa. Addirittura assistiamo a fenomeni in cui il minore, avendo perso quasi completamente il senso critico, perché questa è forse a mio avviso la più grave lacuna, no? Mette in atto comportamenti eccessivi da adulto, come ad esempio nelle baby gang o in altri fenomeni di bullismo, che ormai privi di quel senso critico hanno invaso, ecco lo strumento, il web, attraverso video e filmati, no? Dove il terrore che ci può attanagliare è quello di vedere come siano freddi e come siano privi appunto di quella che è la raccomandazione che citava nuovamente il direttore prima, che nell'esposizione di Francesco Rogano è stata molto importante, del rabbino di Londra, e quindi la ripresa del senso di moralità. In tutto questo mi posso, ripeto, sono andato un po' a braccio e un po' macchia di leopardo per evitare di appesantire il tema, ma da ultimo vorrei richiamare lanciare un'altra provocazione. Le dipendenze, qui mi rivolgo alla dottoressa, possono essere valutate diversamente in funzione delle epoche? Nella mia epoca, e purtroppo mi richiama agli anni che mi porta addosso, era il drogato il problema della società. I numeri cosa ci dicono di quel fenomeno oggi? Quindi possiamo, alla luce della evoluzione della società e delle abitudini anche, perché questa è un'ultima cosa che poi vorrò dire, valutare il fenomeno patologico della dipendenza e dargli un inquadramento anche a medio-lungo termine? Quello che era allora non è più oggi, quello che vediamo oggi, come possiamo accompagnarlo, no, in una proiezione a 10 anni? In questo l'intervento del regolatore avrebbe possibilità di essere molto più ficcante, perché potrebbe vedere, no, e quindi fare quella programmazione che dicevamo prima, che il nano sulle spalle è in grado di fare, ma quello che è sceso no. L'ultimo punto era quello appunto della medicalizzazione che ha citato sempre il direttore e che mi ha molto colpito. Medicalizzazione e abitudine. L'abitudine non dobbiamo medicalizzarla, perché può essere frutto di un contesto sociale, di un'epoca in cui si vive. Medicalizzarla porterebbe a un giudizio sia affrettato che controproducente per tanti effetti. Grazie.